Ero seduta vicino alla finestra, la mia finestra sul paradiso, i miei occhi fissi su H, quella città in lontananza che alla luce del sole appare bianca, la città che si è impadronita dell'anima mia. Ho percepito il potere del magnete che si trova lì. Nel messaggio di Rezvan del 2019, la Casa Universale di Giustizia ha ricordato il giorno in cui l'amato maestro fu liberato dai confini di questo mondo per ricongiungersi con suo padre in recessi di gloria celestiale. In quel messaggio, essa ha affermato che finita la cerimonia funebre, che ebbe luogo nel 1921, i suoi resti mortali furono sepolti nel mausoleo del Bab. Tuttavia Shoghi Effendi aveva previsto che questa sarebbe stata una disposizione provvisoria. Al momento opportuno si doveva erigere un mausoleo con caratteristiche degne del rango impareggiabile di Abdu'l-Bahá. Nella tavola della visitazione, Abdu'l-Bahá dice: «Fa di me la polvere sulla via di coloro che ami». Questa è l'indicazione che ho seguito per capire come doveva essere il mausoleo. È un edificio umile, che si sviluppa sottoterra e ciò lo rende davvero unico. Vedere i viali del giardino che si incontrano e si combinano con l'edificio, per certi versi i giardini e la costruzione si mescolano per creare un unico insieme. Il sito del mausoleo è adiacente al giardino di Rezvan, il giardino che Abdu'l-Bahá aveva predisposto per Baha'u'llah, affinché vi potesse trascorrere momenti di pace negli ultimi anni di vita, una vita trascorsa per lo più tra esilio e prigionia. Abdu'l-Bahá era solito attraversare il giardino di Ferdows e il giardino di Ashraf per raggiungere il giardino di Rezvan e aiutare nei lavori per completarlo. Quindi è un posto speciale, è un luogo sacro e lo era anche prima che il mausoleo fosse costruito. Abdu'l-Bahá disse a un credente che il suo desiderio era quello di essere sepolto sotto le sabbie tra Haifa e Acca, a metà strada tra i luoghi più santi della fede Bahá'í, i luoghi dove riposano le spoglie mortali delle manifestazioni gemelle, il Bab e Baha'u'llah. E questa è la strada che i pellegrini percorrevano. Quando i primi pellegrini arrivavano qui, lo facevano a bordo di navi a vapore e l'amato Abdu'l-Bahá mandava una carrozza a prenderli. Essi parlavano del fatto che le onde del mar Mediterraneo lambivano le ruote del carro e gli zoccoli dei cavalli. Dato che si trattava di un vero e proprio sentiero e la sabbia era ben compatta, la carrozza viaggiava effettivamente molto vicino al mare, per poterli condurre all'incontro con l'amato Abdu'l-Bahá. Abbiamo costeggiato un'ampia spiaggia bianca. Alla nostra destra un lungo filare di palme. Davanti a noi le sue cupole, i suoi tetti piani d'un bianco abbagliante sotto al blu intenso del cielo. Acca, la città santa. Quando i pellegrini arrivavano, non desideravano altro che incontrare il loro amato. I loro pensieri erano rivolti all'amato. Una peculiarità del progetto è che è concepito per favorire il percorso meditativo che si deve percorrere
per poter accedere al mausoleo. Il mausoleo di Abdu'l-Bahá si trova di fronte al giardino di Rezvan e in mezzo ai due c'è un sentiero con alberi ad alto fusto che corrono su ambo i lati, e lungo questo sentiero non c'è nulla che possa disturbare la meditazione e la concentrazione su chi stai per incontrare, su quali erano i suoi attributi e su cosa puoi imparare da lui. Una volta entrati, si arriva in un grande piazzale, la cui forma richiama quella di due braccia che vogliono abbracciarti, con terrazze fiorite su entrambi i lati, come le braccia aperte di Abdu'l-Bahá. La costruzione del mausoleo è cominciata subito dopo che la Casa Universale di Giustizia ha annunciato il progetto alla comunità mondiale Baha'i. L'ufficio progetti si è costruito molto rapidamente e nel giugno dello stesso anno, il 2019, abbiamo cominciato a essere operativi da qui. All'inizio del progetto ci siamo concentrati soprattutto sulle fondamenta. Data la vicinanza al Mar Mediterraneo, ci sono voluti moltissimi mesi per livellare il terreno e per assicurarci di avere una base solida sulla quale costruire. Una volta avviata questa parte del lavoro, il resto è proceduto senza intoppi. Siamo partiti dalle fondamenta, poi le pareti arrotondate e quelle dei portali d'ingresso. E poi ci siamo preparati per raggiungere una pietra miliare decisiva, e cioè il montaggio della struttura a traliccio del tetto, la cui lavorazione è piuttosto complessa. Posizionare questi grandi blocchi di polistirolo espanso, seguendo le superfici curve che compongono la geometria del traliccio. All'inizio di aprile del 2022, a seguito di un incidente, scoppia un incendio nel cantiere. La mattina dell'incendio ricordo che abbiamo ricevuto un'email dall'appaltatore. L'oggetto dell'email era «stampo completato» e si riferiva alla cassaforma per il traliccio. Si trattava di un'importantissima pietra miliare, perché questo significava che in un paio di mesi saremmo stati pronti per procedere con la gettata del traliccio. 10 minuti dopo abbiamo ricevuto la prima foto dell'incendio. Per noi è stato davvero un brutto colpo, e non solo per noi, ma anche per tutti coloro che lavoravano sul posto. Tutti sentivano molto forte la responsabilità del progetto. Erano diventati dei veri e propri compagni. È una testimonianza di quanto questo progetto abbia significato per tutti coloro con cui abbiamo lavorato a stretto contatto, di come abbiano compreso l'importanza di far parte di un progetto così straordinario e il significato di questo mausoleo per l'intero mondo Baha'i. E quello che mi è venuto subito in mente è stato che Abdu'l-Bahá ha costruito un mausoleo, ha costruito il mausoleo del Bab e ha detto: ogni pietra di quell'edificio, io con infinite lacrime e a terribile prezzo sollevato e collocato. E in qualche modo il ricordo di queste parole mi è servito da ancora. Intorno a me c'erano alcune persone del posto in piedi e tutte piangevano e singhiozzavano. L'unica cosa a cui riuscivo a pensare era che cosa sarebbe accaduto dopo l'incendio e che cosa avrei dovuto fare non appena il fumo si fosse diradato. Il mattino seguente era un sabato. Alle 10 del mattino abbiamo avuto una riunione in ufficio insieme con il direttore del progetto e ricordo molto bene, come fosse ieri, in maniera molto vivida, quali furono le sue parole. Questo è stato un evento. Questo è stato un evento. Può succedere. Ora andiamo avanti. Le immagini e lo scenario erano incredibili.
ma sapevamo che il progetto era sopravvissuto, perché avevamo visto quali parti si erano bruciate. Si trattava essenzialmente di componenti accessorie, nulla di strutturale. La prima cosa che abbiamo fatto, dopo la messa in sicurezza del sito, è stata quella di collaborare con i funzionari governativi, a cui spettava il compito di appurare le cause dell'incendio. La nostra priorità era la sicurezza dei residenti vicini e delle persone che lavoravano nel cantiere. Abbiamo ricevuto molti messaggi, direi oltre 100, messaggi di solidarietà, di sostegno, con domande del tipo «Come vi posso aiutare?». Questi messaggi provenivano dai sindaci delle città, incluso quello di H, dai funzionari del governo nazionale, dai vicini di casa e da amici preoccupati residenti qui nel paese. Quanto è accaduto ci è dispiaciuto molto. È stato terribile da vedere. Sapevo che lo avrebbero sistemato. Sapevo che lo avrebbero reso ancora più bello. Ma quel momento è stato davvero difficile. Abdu'l-Bahá si attivò immediatamente qui dopo la Prima Guerra Mondiale. Svolse un ruolo essenziale nella salvaguardia del benessere della gente del posto, salvandola dalla fame che affliggeva questa terra. Questo tempio che stanno costruendo è degno di lui. Una catastrofe di questa portata spesso spinge le persone a gettare la spugna e arrendersi. Vengono presi dalla frustrazione. Ma non qui. Non qui. Qui c'è uno spirito molto forte. Abbiamo proseguito con il progetto perché questa era la volontà dei proprietari e perché esso incarna un forte spirito. Eravamo convinti della necessità di portare avanti il progetto. Quindi ci siamo tutti riuniti come un solo uomo e abbiamo continuato. La gente crede in questo. Si trattava di qualcosa di più di un lavoro ingegneristico. Si trattava dell'anima che sta dentro l'edificio, il mausoleo. Penso sia un progetto molto importante, non solo per i Bahai. È importante per chi abita qui nelle vicinanze e per l'intera città. Le cose non sono facili nella vita. Bisogna superare molti ostacoli e molte situazioni che ti si presentano lungo il cammino. E credo che questo sia un buon esempio di come in fin dei conti, quando il mausoleo sarà completato e si ergerà meraviglioso e tutti lo ammireranno, è lo spirito di non arrendersi ciò che rende questo posto così speciale. Nel luglio del 2022, una volta effettuate tutte le ispezioni necessarie, la squadra del progetto ha potuto cominciare i lavori di pulizia del cantiere e di ripristino delle aree danneggiate. La bonifica del sito era un lavoro semplice. Bisognava sbarazzarsi dei detriti e poi lavare le pareti, ricorrendo alla sabbiatura dove necessario. Ripulire insomma il sito in modo da poterlo osservare bene. La struttura in calcestruzzo era intatta e per accertarcene nelle settimane successive abbiamo condotto numerosi test. Sono stati prelevati diversi campioni tramite carotaggi e perforazioni, il tutto sotto la supervisione di un ingegnere strutturale. Dati gli straordinari livelli di precisione, abbiamo deciso che la cosa migliore era quella di ricostruire le colonne, nonostante fossero strutturalmente solide. E così ci siamo attenuti al progetto originale, senza andare a intaccare la produzione del rivestimento in marmo. Stiamo sfruttando questa opportunità per perfezionare il lavoro che abbiamo fatto in precedenza, per imparare da esso e ottimizzarlo il più possibile. E per farlo più velocemente e meglio. Mentre le operazioni di ripristino del sito erano in corso, il lavoro proseguiva al di fuori del cantiere. In Italia, il marmo che adornerà il traliccio veniva scolpito con forme elaborate. L'incredibile prototipo di uno dei costoloni del progetto è stato intagliato in Italia negli uffici della Margraf. Il signor Amant e il signor Saba conoscono la Margraf ormai da parecchi anni.
L'edificio della Casa Universale di Giustizia è stato fabbricato nella loro azienda. Hanno preso parte in altri progetti. Hanno realizzato il Tempio di Nuova Delhi. Nel frattempo, presso l'officina del Centro Mondiale Baha'i, i fabbri e gli artigiani locali stavano rapidamente modellando i lampioni che di giorno abbelliranno i giardini e di notte li illumineranno. Il modello ci è stato dato da Shoghi Effendi, quindi i lampioni erano già qui prima che qualcuno di noi arrivasse. Il nostro compito è di lavorare il materiale che ci viene fornito affinché raggiunga il massimo livello di perfezione. La squadra che sta dietro a tutti questi processi è formata sia da persone del posto, sia da volontari. Parallelamente a questi sviluppi, sono proseguiti i lavori per l'allestimento dei giardini. Attualmente, per quanto riguarda i giardini, abbiamo lavorato davvero sodo per testare le diverse piante che utilizzeremo, perché in effetti le piante che abbiamo scelto non appartengono alla consueta tavolozza del Centro Mondiale Baha'i. Il clima di Haifa è molto diverso da quello di Acca, e questo influisce anche sulla scelta del tipo di materiale vegetale. Quindi ciò che funziona molto bene a Haifa non è detto che dia il meglio di sé in Acca. Per questo motivo abbiamo dedicato molto tempo alla scelta dei materiali migliori da utilizzare, anche perché a causa della vicinanza del giardino di Rezvan al mare, quando il vento soffia, qui si fa sentire. Stiamo usando un prato per queste aree qui. Ne stiamo sperimentando un tipo che tollera la salsedine. Fino ad ora il test sta procedendo molto bene. Sapete, lo scopo principale del giardino è che sia un luogo molto dignitoso per Abdu'l-Bahá. Nell'agosto del 2022, ultimata la bonifica del sito, sono ripresi i lavori dell'edificio centrale. Nel novembre di quello stesso anno si è raggiunta un'altra pietra miliare, cioè il completamento del manto di fondo del terrapieno ovest. Per la realizzazione del progetto del terrapieno è necessario che la squadra coordini il posizionamento di circa 25.000 metri cubi di blocchi di polistirene espanso, EPS, proprio come quelli che vedete qui. Il polistirene espanso è un perfetto materiale da costruzione leggero che si adatta al tipo di progetto a cui stiamo lavorando. I terrapieni su entrambi i lati dell'edificio centrale si collegano tramite il traliccio, in cima al quale si trova una bellissima area di progettazione paesaggistica che si fonde con il paesaggio dell'intero progetto. Nel dicembre del 2022, nell'angolo nord-orientale del sito, sono cominciati i lavori per il centro visitatori di Acca, che accoglierà pellegrini e visitatori diretti al mausoleo di Abdu'l-Bahá e al giardino di Rezvan. Questo progetto è il frutto non solo delle persone che lavorano in loco, ma dell'impegno dei Baha'i di tutto il mondo che stanno offrendo sostegno e preghiere per il suo completamento. Il progetto del mausoleo di Abdu'l-Bahá mi ha fatto pensare alla benedizione che abbiamo di vivere in un momento storico così speciale, nel quale siamo testimoni della realizzazione fisica di qualcosa la cui essenza è anche spirituale. La riflessione sulla vita di Abdu'l-Bahá è per noi fonte di resilienza e speranza, perché vediamo l'influenza del suo amore incondizionato, la sua gioia imperturbabile e il suo impegno nel servizio. Ci rivolgiamo sempre alla figura di Abdu'l-Bahá. Se teniamo sempre a mente il suo esempio, diventa più facile per noi vedere la meta finale. Teneva gli occhi sempre fissi sull'orizzonte, sempre rivolti alla destinazione. Egli fissava un obiettivo e nessun vento contrario era in grado di distrarlo da quell'obiettivo. Se continueremo a leggere gli scritti e a seguire le orme di Abdu'l-Bahá, i poteri che la fede ha di costruire la società saranno sprigionati.
La vita di Abdu'l-Bahá e le sue azioni mettono tutto a fuoco. Quando leggi le storie di Abdu'l-Bahá, quando leggi le sue parole, i suoi scritti, le cose diventano più chiare, la strada da percorrere diventa più accessibile. Tutti voi vivete nel cuore di Abdu'l-Bahá. Siamo accompagnati in ogni momento. Che storia d'amore straordinaria e meravigliosa! Il nostro carro si fermò. Capì che eravamo giunti alla porta dell'abitazione del maestro. Il mio cuore fu vicino a sospendere i suoi battiti. All'improvviso avvertì la sensazione che fossimo giunti troppo presto, troppo repentinamente, che ero impreparata. «Il maestro è nel giardino», disse una voce.